Nella storia della fotografia, il cosiddetto stile documentario indica quella pratica che, a partire dagli anni 30, tende a elevare la semplice documentazione della realtà a dignità d'arte, dove esiste un richiamo esplicito a temi di particolare sensibilità sociale. Uno dei filoni più importanti, accanto all'interesse per il soggetto umano colto in molteplici interazioni con luoghi e oggetti, è legato alla sensibilità per il contesto urbano. Fotografare edifici, allo scopo di documentare particolari situazioni e condizioni dell'ambiente cittadino, implicava l'applicazione di alcune regole fondamentali, fra le quali l'inquadratura frontale dell'oggetto ritratto. La facciata di una casa offre ovviamente le informazioni visive più importanti per una ricognizione significativa del paesaggio urbano. Di qui l'assestamento alla prospettiva naturale dell'assetto viario, senza troppe eccezioni. I volumi architettonici della città depositano insomma sulla pellicola dei duplicati del loro impatto visivo in un possibile viandante che ne condivida la percezione quotidiana. Ma i principi che informano il migliore stile documentario conoscono una necessaria riformulazione di fronte a quel filone particolare della fotografia documentale rappresentata dalla cosiddetta foto di cantiere. Qui la finalità dello scatto è quella di fornire al committente i documenti dell'avanzamento dei lavori in corso, nei quali ovviamente è assente ogni sensibilità per temi sociali. Per questo, come nel caso della sterminata produzione del genere presente nell'archivio Giacomelli, è più corretto parlare di stile documentale anziché documentario. Nel documento di cantiere, rispetto alla foto documentaria urbana, si intersecano spesso due sistemi di segni. Il primo, solo virtuale o comunque incompleto, riguarda ciò che appare ancora in costruzione. Il secondo, invece, riguarda le intricate strutture di macchinari o strumenti messi al lavoro per quello scopo. Qui non si può dare alcuna inquadratura frontale, semmai l'intersezione dei due livelli, collegati a due piani temporali distinti. Da una parte il caos effimero istantaneo del work in progress, dall'altra gli indizi di una persistenza futura, nell'abbozzo di forme nuove destinate a durare nel tempo. L'unica inquadratura frontale può riguardare semmai l'azzardo della ricombinazione sull'astra dei due ingredienti. Essi, nella percezione dell'osservatore, riscrivono il punto di fuga aggiornato della precarietà del paesaggio.